Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel video in cui vi mostro cosa mi porto in giro tutti i giorni. Ma prima di iniziare, sigla! Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Bene, ogni giorno nelle mie tasche ci sono alcuni oggetti che non possono mai mancare, e per la precisione sono tre. Questi tre oggetti sono il mio smartphone, che ovviamente uso sia per telefonare, sia per registrare video che ogni giorno vedete qua su YouTube, e sia anche per usarlo per i social, quindi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e molto altro ancora. Ma da poco lo sto iniziando ad usare anche per editare foto e qualche volta anche qualche video piccolino, diciamo. E quindi il mio smartphone, capite bene che è essenziale, senza di esso ovviamente non esco di casa, anche perché sarei irreperibile. E tra l'altro il mio smartphone funge anche da portafoglio, perché spesso dietro la cover ci metto i soldi, i biglietti del pullman e tutto il resto che mi serve appunto e che in realtà di solito dovrei tenere in un portafoglio. Il secondo gadget tech che non può mai mancare è il mio Xiaomi Mi Band 3, che è un orologio smart, una smart band anzi per la precisione, che mi permette di vedere delle notifiche senza poter rispondere ovviamente, contare passi, le calorie bruciate, avere la frequenza cardiaca ogni volta sott'occhio e poter monitorare i miei allenamenti. Non mi alleno, quindi è praticamente inutile la funzione di monitorare i miei allenamenti, però diciamo che l'ho comprata perché ero molto curiosa di provarla e ce l'ho ormai da un anno e mezzo, e ci ho fatto anche due video che se non avete visto vi invito ad andare a recuperare. E sì, il mio Xiaomi Mi Band sta sempre qui sul polso ed è immancabile in qualsiasi occasione. Infatti ho ordinato anche un altro cinturino da AliExpress che mi deve arrivare chissà quando, e che così almeno è più professionale anche, perché un cinturino in acciaio anziché questo che è in plastica o in gomma o in silicone. Il terzo oggetto tech di cui non posso fare a meno e che mi porto spessissimo o quasi sempre comunque sono le mie cuffie Bluetooth, le TWS della Mirocco, che ho anche recensito sul canale un paio di mesi fa ormai e con cui mi trovo benissimo. Sono delle cuffie in-ear senza fili, quindi sono davvero comode perché praticamente non scappano dalle orecchie, e poi non avendo fili non ti danno nemmeno fastidio, quindi non è che se ti vai a sedere si impiglia il filo in qualcosa e ti cadono a terra come spesso succede. E quelle sono un altro gadget immancabile perché appunto mi salvano la vita. Se mi annoio posso mettere la musica, oppure se sto solo io in giro metto la musica e sento musica ovunque. E poi tra l'altro hanno anche una qualità del suono abbastanza buona che mi permette anche di fare chiamate e molto altro. Infine, in questo periodo di pandemia, ovviamente per entrare nei negozi oppure dopo le 6 abbiamo bisogno della fatidica mascherina, e io uso questa mascherina nera che ogni tanto lavo ovviamente perché altrimenti diciamo che è un po' sporca, e quindi niente. Questo era quanto. Come avete visto, le mie tasche sono molto ma molto minimal. Infatti di solito quando esco tendo a portare solo lo stretto indispensabile, che sono appunto il mio telefono, la smart band, le cuffiette e la mascherina. Però se ovviamente devo uscire per più tempo, devo fare magari qualcosa di diverso, magari certe volte mi porto anche il power bank, perché non si sa mai, il telefono si scarica e rimango a piedi. Poi magari un pacco di fazzolettini e magari mi porto la borsa appunto dove ci metto tutte le cose dentro, e magari anche una bella bottiglietta d'acqua, soprattutto in questo periodo che fa davvero caldissimo in mezzo alla strada e che si muore. Però principalmente le cose che porto sono sempre le stesse. E niente, questo era un altro video della serie minimal. Fatemi sapere nei commenti voi che cosa portate ogni giorno, magari c'è qualcuno di voi che porta qualcosa di diverso, magari qualcosa che io non porto proprio. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così state mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, nei prossimi giorni. Bella!